Comunque, ieri c'è stata la partita appunto con il Caldiero e avete visto purtroppo l'Unione Caldense non è riuscita a vincere la partita. Sembra stata una situazione, sapete che io non sono un grande esperto di calcio, ma comunque per la maggior parte delle due tempi erano nell'altra parte del campo, cioè sempre diciamo quasi sempre in attacco, anche se anche il Caldiero non si può dire che abbia giocato certamente male. C'è stato anche, diciamo, almeno una svista da parte dell'arbitro, il direttore di gara Marco Maria Di Nosse, che non ha visto assolutamente un fallo di mano che è stato fatto proprio nell'area di rigore. Sapete, io dico sempre, non sono particolarmente esperto di, anzi, non sono per niente esperto di calcio, ma quel mancato rigore, infatti, tanto è vero che poi nell'intervista, trovate nel link in descrizione l'intervista ad Antonio Andreucci, insomma, sono state espresse un po' di diciamo, perplessità su questa, su come, di come, su alcune azioni arbitrali, ma non solo in questo caso, ma anche in altre stagioni. Ecco, io direi però che se c'è qualcuno che ha un'enorme responsabilità di non essere riusciti a arrivare in testa campionato, anche se ricordiamo che comunque la Condense è la seconda in classifica, la prossima partita a Este, chissà, forse si potrebbero riaprire i giochi, ma da quello che mi dicono gli esperti è una cosa molto molto remota per tutta una serie di motivi. Se c'è qualcuno che ha veramente una grossa responsabilità oggettiva sul fatto che non siamo riusciti a vincere il campionato, e questa responsabilità è da attribuire esclusivamente a quelli degli ultras. Non tutti gli ultras, perché da quello che ho visto c'è un gruppetto, poi c'è una certa serie di persone che sono anche, molti li conosco, sicuramente anche brave persone che sono, diciamo, appassionati del tifo, del calcio e si comportano in un certo modo, ma purtroppo una parte di questi soggetti, ex cocainomani, alcolizzati, squilibrati, gente ai margini della società, comandati da, loro la chiamano la famiglia, e sono i Furlan, di cui c'è il Giorgio Furlan, il ragazzo giovane. Vedete in sovraimpressione il tatuaggio che si è fatto sul petto, che lo esibisce sul suo profilo Instagram. Ditemi voi se questa è una persona normale, senza contare tutta una serie di comportamenti. Noi abbiamo in campo sportivo un bubone, veramente un tumore di cui onestamente siamo tutti un po' responsabili. Vi prendo anch'io le mie responsabilità, perché a suo tempo, quando Giorgio Furlan ha cominciato a fare certe azioni, il padre Sandro Furlan mi è venuto a chiedere per piacere non mettere mio figlio. È venuto onestamente a suo tempo, parliamo di qualche anno dietro, che cominciava a dare i segni di squilibrio, e non, assolutamente non con toni minacciosi, mi ha detto: sono padre, se puoi non mettere, so che tu sai. E alcune azioni, non di rilevanza penale, ma comunque di comportamenti civili, le abbiamo ignorati. Questa cosa mi sembra che lo sta facendo, lo dico proprio col cappello in mano, ma in amicizia, ma anche la devo dire, anche mi sembra da parte dell'amministrazione, perché si sta sottovalutando questo fenomeno, un fenomeno che ha assolutamente una matrice criminale e penale. E non mi riferisco solo al fatto, diciamo, dell'ultima situazione che è venuta fuori, che hanno danneggiato e vandalizzato l'auto del dirigente della pubblica sicurezza, ma per tutta una serie di cose che sono successe durante il campionato. I ragazzi, i giocatori, che sono quasi tutti giovanissimi, sono stati più riprese minacciati, sempre da certi soggetti all'interno di questi ultras, e senza contare che ci sono dei comportamenti fascistoidi. Questo a me dispiace dire questa parola, perché sembra quasi di voler metterla in politica, ma in realtà il comportamento di questi ragazzi, di queste persone, questi personaggi che vengono con la camicia nera, con la maglia nera e con boia chi molla e con tutta una serie di cose. Tra l'altro, qualche giorno fa hanno pubblicato hanno attaccato un manifesto in ricordo di quando è stato ammazzato Mussolini, che è stato appeso, insomma, praticamente un richiamo al fascismo. E sono tutte cose che mi sembra che anche l'amministrazione non stia prendendo per verso giusto. Quindi mi dispiace dire certe cose, però so che la maggior parte delle persone su queste cose non ci pensano. Però il fatto che gli è stato impedito di è stato praticamente vietato di cantare Bella Ciao durante l'amministrazione del 25 aprile, perché qualcuno dava disagio, perché secondo loro era strumentalizzata, eccetera, eccetera.
scusa, sì, 25 aprile, e non si prendono azioni concrete, pesanti, verso questi soggetti che, oltre a fare tutta una serie di fatti penali, oltre a comportarsi in un comportamento scorrettissimo in campo, oltre a minacciare scritte, tutto, ci sono anche questi atteggiamenti. Io credo veramente che bisogna fare una profonda riflessione, e certo non si possono fucilare, non si possono, bisogna fare le cose giustamente come prescrive la legge, ma non si può neanche lasciare perdere il comportamento di questi soggetti che alla fine della fiera, oltretutto, hanno lavorato tra virgolette per non far vincere la squadra. Ecco, quindi io penso che sia da fare una bella riflessione, e anche il sindaco e l'amministrazione, nei limiti delle possibilità che ha, dovrebbe prendere delle azioni concrete per far capire che stanno sbagliando, perché purtroppo c'è qualcuno che, a fronte di questi comportamenti da mafiosi, perché questa è inutile che ce la andiamo a girare o non girare, sono comportamenti da mafiosi, non è possibile ancora tenere in campo sportivo certi soggetti. Spero che si prendano dei provvedimenti. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi, e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373, per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Siamo stati interpellati per l'ennesima volta a spendere due parole per le giostrine dei giardini pubblici di Sottomarina. Pur sapendo che il Comune non ha abbandonato la questione, ma come tutti i temi la stessa va affrontata con attenzione, con lungimiranza e se vogliamo anche con parsimonia, visto che le spese in un Comune grande come il nostro sono tante, i soldi non bastano mai, siamo qui a focalizzare l'attenzione sul tema. Le parole le spendiamo volentieri per tutte le giostrine di tutti i giardini pubblici del Comune, perché tutti vivono una situazione di degrado. Le giostrine in legno mostrano alcuni tipi di criticità, quelle in plastica ne mostrano altre. Le giostrine che erano state chiuse, alle quali era stato apposto un cartello di divieto di utilizzo, sono tornate funzionanti semplicemente perché qualcuno il cartello l'ha tolto, ma in definitiva non è stato fatto nessun intervento di sistemazione. È veramente un peccato che la nuova stagione turistica parta con gli arredi dei giardini rovinati, vetusti, rotti. I giardini sono un angolo verde in cui la natura dona ombra e refrigerio, e in alcuni orari sono preferibili alla spiaggia, ma non nelle condizioni in cui si trovano. Se in taluni casi che a causa del degrado delle giostrine sono gli stessi frequentatori dei parchi, in altri sono il tempo e le intemperie e la mancanza di manutenzione. La manutenzione fa la differenza tra un bene acquistato e poi dimenticato e un bene acquistato e accudito. Forse dovremmo memorizzare il termine manutentore, una professione che dovrebbe tornare in voga. Per Chioggia Azzurra siamo con Luisella Caffieri, attrice che sta esponendo da oggi fino al 15 maggio allo Studio G1 in Calle San Giacomo. Racconta un po' come ti esprimi attraverso i tuoi quadri, cosa dicono di te? Dicono di me quello che ho dentro di me. I miei quadri escono dal mio cuore, alla fine è il mio cuore che esce. E quindi, ad esempio, per il mare, il vivere a Chioggia per 10 anni mi ha approcciato al mare in un modo diverso, soprattutto al mare d'inverno, al mare bello, per cui poi questi miei sentimenti, queste mie passioni escono sia nei figurativi che negli astratti. Con gli astratti riesco ad esprimere anche sentimenti che non sono raffigurabili con i figurativi, e quindi anche una filosofia di vita, un credo di vita esce dai miei colori e dalle mie forme, anche se sono astratte. Tu hai detto che da 10 anni vivi a Chioggia, ma di dove sei? Sono di Padova.
e alterno la mia vita tra Padova e Chioggia. Una bella esperienza. Questa mattina si è svolta la 39esima edizione della Cammina Perciosa e Marina, organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Cavalli Marini, una manifestazione che ha visto la partecipazione di 2.500 persone giunte non solo dal Veneto ma anche da zone più lontane. Si pensava a una partecipazione maggiore sulle 3.000 presenze, purtroppo il meteo incerto e la previsione di pioggia ha fatto la sua parte, soprattutto tra coloro che sarebbero giunti da più lontano, appositamente per la manifestazione che ormai è una tradizione della nostra città. La cammina si è svolta regolarmente facendo passeggiare o correre gli iscritti per fondamenta, Corso del Popolo, Lusenzo. Perché tutto proceda ad hoc, l'organizzazione è stata imponente, circa 120 tesserati AS di Cavalli Marini che sono stati impegnati per la buona riuscita dell'evento, tra quelli impegnati alle iscrizioni, quelli che hanno segnalato il giusto percorso in modo che i partecipanti non si perdessero e quelli che hanno aiutato nella distribuzione dei ristori. Un'ingente partecipazione perché le cose si svolgessero al meglio. Unica pecca le previsioni meteo che, dando pioggia, hanno scoraggiato un circa 500 persone dal partecipare. L'organizzazione si era preparata per poter soddisfare tutti lavorando alacremente fino al giorno prima. Ieri mattina, infatti, erano già pronti i gazebo dell'organizzazione, la quale ha potuto avvalersi della manforte data dall'istituto ENAIP, situato proprio a fianco della postazione Ristori. L'organizzazione ha potuto usufruire degli spazi dell'istituto per preparare i panini da distribuire e ancora stamattina le stesse cucine dell'istituto professionale erano in funzione perché una brigata di vongolari potesse cucinare le vongole lupino donate dal Cogevo e distribuirle tra i partecipanti, promozionando un prodotto alla cui pesca partecipano un'ottantina di imbarcazioni facenti parte del consorzio. Molti partecipanti alla manifestazione si sono concessi un bis, segno che le vongole lupino, cucinate per l'occasione in cassopipa, sono un prodotto amato da tutti. Disobbedendo alle previsioni meteo, il tempo ha retto, permettendo che la manifestazione si concludesse perfettamente tra la soddisfazione degli intervenuti che hanno potuto percorrere con l'andatura preferita un tratto dei nostri scorci invidiabili. Appuntamento con la Cammina Perciosa Marina al prossimo anno, 39esima edizione, e con l'Associazione Sportiva Cavalli Marini alle prossime maratone e mezze maratone che daranno appuntamento prossimamente. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. Alla maratona ha partecipato anche qualcuno che siamo abituati a vedere in Alto Raveste. Gottardo, giusto? Gottardo, esatto. E come mai qua la maratona? Una passione che non conoscevamo. Una passione che non conoscevamo, che non conosce età e che dà gioia e felicità. Adesso, sono se si ha piccolo, ti voglia di dico. correre. E adesso ci mangiamo un bel piatto di vongole. Esatto, per restare in tema, giusto? Esatto. Sempre attenti in Cogevo, sono sempre attivi su questo. Lo sono e qui a complimenti a loro che Barcellona. sono in cucina a lavorare Sì. e all'ENAIP che ha messo a disposizione tutta la struttura e la logistica. Grande, grande squadra. Comunque ti sei goduto Chioggia, vi siete goduti Chioggia? Bellissima esperienza e ottima organizzazione. Splendido. Perfetto, allora vi lascio ristorarvi che ne avrete anche voglia. Grazie. Grazie, grazie. Ciao. Ciao, cara.
Lepenzo, presidente dei Cavalli Marini, organizzatore di questa bellissima manifestazione. Buongiorno che è il 38esimo anno questo. Com'è andata? Allora, la nostra 38esima Camminà per Chiose Marina, diciamo che è stato un grande successo, soprattutto perché le previsioni erano un po' infauste. Ha tenuto la pioggia, un po' di vento, ma stiamo contando circa 2500 persone presenti oggi alla marcia. È un buon numero. È un numero stupendo, anche perché fino all'altro giorno pensavo addirittura di annullarla la marcia. Addirittura, proprio per causa meteorologica. Sembrava che la pioggia le facesse la padrona, in realtà siamo riusciti a venirne fuori, il buon Dio ci ha graziato. Quelli che sono venuti da più lontano? Allora, ci sono degli amici dal Trentino, dalla Lombardia, oppure dalle regioni limitrofe, da Ferrara addirittura, per cui insomma anche fuori dal Veneto abbiamo un bel gruppo. Perfetto, adesso si riparla della prossima maratona o ci sono altri programmi? Allora, la prossima, il prossimo anno, però noi abbiamo tutto l'anno, abbiamo marce, corse, maratona di Venezia, maratona di Firenze e mezze maratone in tutta Italia. Teneteci informati che vi sentiremo, non correndo sicuramente. Grazie, un abbraccio. Grazie a te, grazie. In questo caso Gonzaga Food, che è un laboratorio artigianale di Mantova, tutta produzione artigianale di altissima qualità. Questi abbiamo una serie di biscotteria, quindi andiamo dai baci di dama, piuttosto che i nostri meravigliosi tartufi al rum. I tartufi al rum sono aromatizzati al rum, quindi la parte alcolica non c'è, quindi vanno benissimo anche per ragazzi o bambini. Sono dei dolcetti al cioccolato veramente molto squisiti.